Ora, com'è la Divina Commedia opera musical? Se dovessi usare una parola, la parola è proprio parola. Cioè, questa produzione, questa regia, questi creativi che sono qui attorno a me credono molto nel valore della parola. E questo testo, che è un testo splendidamente medievale, trecentesco, è la parola che è diventata il collante o il filorefe, direi, no? Della nostra identità italiana. Per la prima volta nasce la parola italiana, il volgare italiano, scritta da un uomo di Firenze che la usa per poter arrivare a più gente possibile, per poter dire a più gente possibile il suo dolore e la sua speranza. Questa messa in scena quindi mette in scena la parola con le caratteristiche del Medioevo. Troverete cioè un ambiente medievale, trecentesco, figlio di quella rivoluzione trecentesca che c'è stata in queste tre, diciamo, per riassumere, figure straordinarie. La rivoluzione della pittura di Giotto, che Dante ha visto alla Cappella di Scrovegni a Padova, la rivoluzione dell'anima di Francesco, un altro matto, che anch'esso però scrittore. Noi sapete che il più antico testo poetico di autore conosciuto è di Francesco d'Assisi, che è il Cantico delle Creature. Poi, nei primi anni del Trecento, quest'altro matto rivoluzionario ripara, diciamo, l'identità italiana, la costruisce per la prima volta usando la lingua di tutti, che è il volgare. E noi in volgare, per l'80% circa di questo allestimento, cantiamo e recitiamo. E quindi questa parola della quale stiamo parlando la troverete sotto forma scritta, con i passi e le terzine dantesche, lette e recitate da Giancarlo Giannini, che è la voce del Dante adulto che ricorda se stesso quando, a metà della sua vita, ha iniziato a scrivere, facendo terapia con la scrittura. Perché con l'arte poi, e questo ce lo dice la storia dell'arte, si fa terapia, come Dostoevskij di fronte alla Madonna Sistina di Raffaello, si metteva lì 3 ore e si sentiva meglio, così Dante con la scrittura fa terapia. E pensiamo che si possa fare una bella terapia anche oggi con la parola, tanto più in un momento in cui la parola è sempre meno ascoltata, è sempre più sostituita dalle immagini, in un ritorno, se vogliamo, alla pittura rupestre, no? Perché gli emoticon in fondo sono in fondo anche quello. E allora che bello andare controcorrente e fare un tifo sfegatato per la parola. Per la parola trecentesca che troverete, come detto, scritta perché proiettata, che troverete suonata e cantata e che troverete in questo allestimento recitata in prosa. Mi allaccio a un po' di cose che sono state dette, perché Dante che ha scelto di portare in scena Andrea Ortis è un Dante uomo, volutamente per allontanarsi dal divino poeta messo sul piedistallo, ma anche per far conoscere il punto di vista di un uomo. E anche perché, questo è uno dei motivi, per esempio, per cui ho la barba, perché non sappiamo realmente quale sia l'immagine di Dante, quello che noi conosciamo nella pittura viene dal calco della sua morte, ma non un calco fatto oggi con l'intelligenza artificiale, un calco fatto allora. Quindi nessuno sa esattamente com'era e nessuno sa esattamente come ha vissuto dei momenti. Quindi ci sta che in un momento di depressione uno magari non stia attentissimo a tutto. Quindi la volontà di raccontare un uomo, anche perché, come diceva Gian Mario, il senso, quando noi cominciamo a perdere il senso della vita, là comincia a essere dura, comincia a essere pesante. E immagino che in platea, specialmente oggi, in un periodo dove si facilmente si perde il senso della vita e si cade in momenti non belli, di depressione, immagino che in platea probabilmente ci saranno dei Dante, degli uomini che si riconoscono in quel momento di quest'uomo che fa questo viaggio, così come ci saranno sicuramente delle Bie, delle Francesca. Insomma, credo che questa cosa qui sia importante, perché mi è capitata gente che poi è venuta dietro a dirmi, a ringraziare in qualche modo per avergli fatto riconoscere una situazione in cui si trovavano. Quindi trovo bellissimo questo lato e mi diverte, anche se insomma piango dall'inizio alla fine dello spettacolo, diciamo che mi diverte portare in scena questo Dante uomo. Piango all'inizio e alla fine perché devo dire che è uno degli spettacoli, sono pochi quelli che mi hanno veramente stancato dal punto di vista fisico.
perché sono uno che non si ferma mai, quindi faccio fatica a sentire la fatica. Invece questo qua mi stanca tantissimo perché mi va a toccare delle corde emotive forti, per cui io tutto il primo tempo piango, il purgatorio, che è pastello, mi tranquillizzo, e il paradiso, la luce, ripiango di nuovo per tutto quello che significa, esatto, tutto quello che porta. Quindi faccio terapia pure io, come faceva Dostoevsky davanti alla statua. Per me questo è totalmente un nuovo inizio, anche se ovviamente ho fatto tanti viaggi con Dante. E quello che mi sento di dire su Beatrice, ho delle immagini molto chiare, che sono abbastanza concrete, che sono praticamente vedere un ragazzo che sceglie di prendere la patente nel momento in cui va a fare l'esame, piuttosto che una ragazza alla tesi di laurea davanti a 1000 persone. Oppure semplicemente quando decidi di tuffarti da una rupe altissima per scoprire il tuo mare. Ecco, io penso che Beatrice sia il motivo che spinge Dante in questo caso, ma ognuno di noi, a fare quel passo. È il motore, è il coraggio di affrontare qualcosa, è sapere di avere una fede interiore che non c'è bisogno di vederla, ma la senti dentro di te e che ti spinge a fare quel passo. Cioè Dante sa di dover arrivare a qualcosa di importante, che è l'immagine che ha di Beatrice, ma sa realmente che la forza è dentro se stesso, quindi lei non fa altro che alimentare questa forza all'interno. E durante il viaggio questa fede si esprime attraverso ogni persona che lui incontra, che è lo specchio di se stesso, ma è anche un modo per ritrovare se stesso. Quindi la mia Beatrice è questo. Poi con il regista si è fatto un lavoro proprio nello specifico concreto, perché sappiamo benissimo che Dante angelica questo personaggio in paradiso, la lascia lì sul piedistallo, e la partitura di Don Marco non è da meno, però in realtà si è cercato di dare un calore a questo personaggio che potesse in qualche modo rendersi vera, concreta, presente costantemente, e motore e adrenalina che alimenta appunto il viaggio di Dante. Beatrice è Miriam Somma, e adesso Antonio Sorrentino è Pier Grazie. Delle Vigne. Ciao. E Arnaut, sì, vi suggerisco, perché poi in realtà è vero che ne hanno scelti alcuni, ma ne fanno 2-3, quindi insomma. Che numero hai? Ci sono. Ciao, buongiorno, io sono Antonio Sorrentino. Io devo dire che questo per me è il terzo anno che vesto i panni o dei veri e propri danni, in questo caso di Pier Delle Vigne e del poeta Arnaud Daniel. Sono due personaggi estremamente diversi che ormai sono diventati parte integrante della mia vita. Se da un lato ci troviamo nella foresta pietrificata dei suicidi, con Arnaud ci troviamo in un canto assieme a Dante, a Virgilio, a Guido Guinzelli, per celebrare l'amore, amore che rende gli uomini più degni, un amore che trasforma ed eleva l'anima. Pier Delle Vigne è chiaramente il mio personaggio chiave, in brevissimo, è un uomo onorato, meritevole, consigliere dell'imperatore Federico II, che è caduto in disgrazia a causa dell'ostilità e dell'invidia degli altri. Quindi ritenne che la morte lo avrebbe sottratto dal disprezzo e quindi decide di uccidersi. È un personaggio che, siccome diciamo, decide di rifiutare il dono della vita, autocondannandosi a morte, in qualche modo sarà costretto a vivere in eterno, intrappolato in se stesso e nel suo peccato, diciamo. Io mi emoziona questo personaggio perché devo dire che arriva sempre in momenti particolari della mia vita, mi aiuta a liberarmi dal dolore, dall'angoscia, e io non smetto di dirlo, ogni volta negli anni interpretarlo è stato come fare una vera e propria psicoteterapia, e da quello che ho capito dopo questo spettacolo l'avremo tutti in terapia. No, l'avremo fatta, quindi non servirà. L'abbiamo già fatta. Io sono l'area rock di quest'opera e sicuramente avrete modo di vedere un Pier Delle Vigne più maturo, con grandi consapevolezze, un modo diverso di vivere la vita, e per questo ringrazio Andrea e la produzione che mi hanno permesso ancora di interpretare. Grazie. Poi abbiamo Valentina Gullace, che è Francesca, e Matelda.
Buongiorno a tutti, mi sentite? Sì? Ben trovati. Per me è veramente una grandissima emozione essere qui oggi con tutti voi, perché questo spettacolo rappresenta il mio ritorno sulle scene teatrali dopo quasi 4 anni di stop, durante i quali sono anche felicemente diventata mamma di un bimbo che ha 2 anni, e quindi questo ritorno ha un sapore bellissimo. Poi insomma, tornare a fare il mio lavoro in teatro con uno spettacolo, un cast e una produzione di questo livello è per me motivo di grande orgoglio, quindi grazie. Grazie. Nella Divina Commedia Opera Musical interpreto i ruoli di 2 donne completamente diverse, Francesca da Rimini e Matilde, quindi siamo all'inferno e purgatorio, più precisamente paradiso terrestre. Che dire, Francesca è uno dei personaggi sicuramente più famosi e iconici della commedia dantesca, che a partire dalle pagine di Dante ha iniziato a vivere di vita propria, diventando nel corso dei secoli protagonista di opere letterarie, artistiche, musicali, è diventata il simbolo della lotta al femminicidio, nonché l'eroina della libertà di amare chi si desidera. Quindi in qualche maniera la sua immagine è stata riabilitata rispetto a quello che è il suo peccato, la lussuria, quindi l'aver tradito il marito con il cognato Paolo. L'altro personaggio invece, Matilda, è uno dei personaggi più enigmatici e misteriosi della commedia. Tantissime sono state le teorie in merito a chi potesse essere veramente questa Matilda, ma più probabilmente si tratta dell'unico personaggio interamente inventato da Dante, che potremmo assimilare alla figura mitologica di Proserpina, che incarna il ritmo incessante della natura. Infatti Matilda ha un dialogo con Dante in cui si autodefinisce come la primavera, senza tempo, l'acqua pura che disseta ancora qualsiasi seme di ogni frutto del mondo. Ma secondo me, concludo, la cosa interessante di questi due personaggi, la sfida per me, è il fatto che mentre in Matilda l'umano e il divino coesistono, perché è un personaggio che ha comunque sembianze umane ma c'è molto di divino, lei è la ninfa delle acque, invece Francesca è un personaggio molto più concreto. Nel raccontare la sua vicenda, Francesca rivive ciò che le è accaduto e in qualche maniera è come se tornasse ad essere una donna in carne e ossa. Quindi è veramente una bellissima sfida per me interpretare questi due ruoli così diversi e sono veramente grata e non vedo l'ora di iniziare. Quindi grazie. Poi Sofia Caselli e Pia De Tolomei. E buonasera a tutti, sono Sofia Caselli, appunto interpreterò Pia De Tolomei in questo meraviglioso viaggio. Pia è una donna molto emblematica perché sia dal punto di vista nella Divina Commedia stessa, ma sia anche a livello storico, non si hanno tante informazioni. Sappiamo soltanto la cosa certa è che è stata uccisa per mano del marito e quindi siamo appunto nel campo del femminicidio, dell'uccisione per motivi inerenti all'amore. Lei si ritrova nel purgatorio ed è nell'antipurgatorio, anzi circondata da anime che come lei sono state uccise per mano violenta, e la cosa più importante per queste anime è di essere ricordate nel mondo dei vivi da persone tramite preghiere, tramite ricordi. Infatti la richiesta che tutte le anime fanno a Dante è quella di essere ricordate, così almeno la loro ascesa al paradiso sarà più veloce. E ovviamente il garbo di Pia si contraddistingue da tutte le altre anime, appunto, che un po' assalgono Dante nella richiesta appunto di essere ricordati, e lei dopo che Dante ha ascoltato tutte le altre anime si fa avanti e chiede anche lei di essere ricordata con questa meravigliosa aria in cui appunto dice ricordati di me. E la cosa che mi spaventa, ma sono veramente onorata di poter rappresentare con questo personaggio, è ovviamente il significato più importante del ricordati di me. Non è soltanto l'ascesa per velocizzare questa ascesa al paradiso, ma è un ricordati di me, Pia, ma come un ricordo di tutte le altre donne, tutte le altre persone che sono state vittime di violenza e che hanno perso la vita appunto per violenza, che sono vittime di femminicidio. Quindi è un discorso, una cosa molto molto importante che sarà rappresentata appunto, spero, in questo viaggio, e sono molto molto onorata di farne parte appunto, quindi sarà complicato ma bello. Poi abbiamo Gipeto, che è Caronte, Ugolino e San Bernardo. Buongiorno, sono Gipeto. Per me la Divina Commedia è un filo che segue tutta la mia vita, quindi ho cercato in tutti i modi di fare questo spettacolo,
Perché proprio per me è come Maria per San Bernardo o Alessandro Magno per Giulio Cesare, insomma, è un faro. Quindi sono molto molto contento di partecipare a questo progetto così tanto pieno d'amore, interpretando anche due personaggi tipo il Conte Ugolino e Caronte, che sono terribilmente struggenti. Possono risultare antipatici, ma in realtà spero tanto risultino empatici verso il pubblico, perché come è vero che in platea probabilmente ci saranno dei Dante, dei Pia di Tolomeo, probabilmente ci sarà anche qualche Caronte, qualche Ugolino, in quanto Caronte sì, è un traghettatore, ma se io lo raccontassi a un ragazzo direi che è uno scafista, insomma, perché in realtà lui fa un lavoro. E per soldi, cioè storicamente, diciamo, lui nei morti cercava proprio le monetine sugli occhi, probabilmente in Dante non l'ha vista, ha detto tu scusa dove vai, sei vivo. E il conte Ugolino è un politico arrivista che cambia di qua, cambia di là, inaccettabile per i ghibellini, ambiguo per i guelfi, quindi ha fatto una fine che oggi non farebbe per forma, ma in realtà in quei tempi che si è molto risoluti è stata la fine che un po' si è cercata. La cosa più terribile è il fatto che abbia trascinato con sé i figli, una fattispecie due figli e due nipoti, e quindi abbia mangiato la possibilità, la loro possibilità di vivere. Anche se poi, tranne uno, non erano proprio bimbi, insomma, erano comunque trentenni, anche loro impegnati in politica, poi in realtà. Quindi sono tanti fatti, sì, insomma, no, patetici, ma poi in realtà anche storicamente provati, in fondo Colino era comunque un ottantenne, quindi chissà poi se alla fine effettivamente da ottantenne ha avuto la forza di mangiare o meno qualcuno, chissà. In ogni caso ha mangiato la possibilità di vita di persone più giovani. E per me è bellissimo stare qua, se Dante va verso l'amore, sarà bellissimo la fine per me dire a Dante di guardare in alto verso la luce, perché tra l'altro appunto è stato anche per me un piacere incontrare quello che fu Francesco tanto tempo fa e quindi il primo scrittore della nostra tradizione. Leonardo Di Minno, che è Ulisse e Catone. E anche? Guido Menzelli, è vero. Sì, sono molto molto felice di far parte di questa compagnia, di questa produzione. Sono estremamente provato dal fatto che dopo averla studiata a scuola abbiamo fatto degli incontri interessantissimi dove mi hanno ficcato a forza la responsabilità di dover portare i personaggi in delle cose mie, nel senso Ulisse è quello che può essere chiamato un condottiero, ma a differenza della visione omerica, qui stiamo parlando di una persona che è in delle lingue di fiamme tra i consigli dei fraudolenti. Questo significa, in poche parole, che ha usato la sua lingua, la sua bocca, le sue parole per arrivare ad un obiettivo suo. Ora, questo obiettivo probabilmente è un obiettivo alto dal suo punto di vista, ma comunque è un utilizzatore di persone. Quindi questa visione un po' politichese di quest'uomo mi ha molto molto affascinato e credo che sarà una degli appigli ai quali cercherò di aggrapparmi per portarlo in scena. Catone, detto Ludicense, è una persona che a differenza di Pierre ha rinunciato alla vita, ma in funzione di una più alta causa, che in questo caso, nel suo caso, era la libertà. Meraviglioso il fatto che esistano antecedentemente alla cristianità, quindi stiamo parlando di un pagano, un suicida, al contrario a Cesare, persone con un senso così alto. E il nostro Guido Guinzelli invece è un amico perché mi sento proprio, adesso in scena non l'abbiamo ancora provata, ma credo che sarà un semplice giocare tra poeti, quindi che partono una lingua un po' differente, però che ognuno di loro sa perfettamente dove toccare l'altro, un po' come fanno
per i rapper, no, adesso. Questa cosa molto carina di quasi stuzzicarsi e prendersi un po' in giro. A me quella cosa piaceva moltissimo. E per il resto sono molto contento di far parte di questa produzione perché sento di avere di fianco a me persone capaci, quindi viva. Grazie.